l'accesso ai terreni privati che deve essere consentito dai sindaci. Ovviamente questo vale solo per le specie in lista. Noi ci troviamo invece nel progetto LIFE, come progetto oggi per esempio, avere questo problema per specie che non sono in lista, però si potrà fare qualcosa, cercare di fare qualche riferimento a questa normativa per poter permettere, perché noi abbiamo vari casi, soprattutto quelle piante, di navigazioni che partiscono perché Brotus. Un giardino, quello non vuole aprire il cancello. Diciamo, questo è un tema molto rilevante, per cui ho suggerito anche di invitare qui Giovanni Vimercati, che ha lavorato in Sudafrica su anfibi invasivi, che ha avuto lo stesso identico problema, insomma, l'accesso. Tanto che parli. In Gran Bretagna sono state fatte delle norme di questo tipo, prima applicate in Scozia e poi estese a tutto il Regno Unito, e diciamo, i colleghi inglesi mi dicono che sostanzialmente hanno molto migliorato, non vengono mai applicate, però il fatto che ci siano aiuta nel dialogo con i proprietari a spiegare che c'è una motivazione, che non è che uno va lì per suo divertimento. Quindi questo ha aiutato molto nella comunicazione con i privati cittadini. Fortunatamente non viene mai applicato, perché ovviamente arrivare all'imposizione, in Italia ci sono ordinanze di sindaci in materia fitosanitaria, tarlo asiatico e così via, non è mai stato fatto per interventi di questo tipo, quindi è chiaro che sarà uno strumento, speriamo, da applicare in casi estremi, ma certo, quando un piccolo intervento, un piccolo proprietario può compromettere un intero intervento e far ripartire un'invasione, è necessario che ci sia un'azione forte. Ora questo è possibile. Beh, ci siamo riusciti, ovviamente tutto questo tempo perso a scapito della presentazione, hai 5 minuti di tempo. Nessun problema. Buongiorno a tutti, non credete a quello che vi ha detto Genovesi, cioè no, credete a tutto quanto ha detto Genovesi, meno che la sua presentazione risultasse la più noiosa, è la mia la più noiosa e ci tengo a rivendicarlo. Ho dalla mia parte il fatto che quello di cui vi parlo sarà vita vissuta del prossimo futuro, perché questo è un pezzo di legislazione molto importante che avrà un impatto. Dal mio punto di vista di funzionario regionale avrà un impatto molto forte sul funzionamento delle regioni, e credo che la cosa si rifletterà e comunque possa essere di interesse anche a quei soggetti privati o pubblici che con le regioni poi devono interagire per dare attuazione al decreto. Ecco, questo è il primo sguardo del funzionario regionale quando prende in mano il decreto. Lo legge, da una lettura veloce, e questa è la reazione. L'ho testato con svariate regioni, funziona proprio così, sia che siano maschi sia che siano femmine. Poi però lo rilegge il funzionario, ci pensa e inizia a pensare come applicarlo questo decreto, no? Sa che lo deve fare, si mette davanti a un computer, inizia a pensare, a fare calcoli, a fare dei conticini per gli aspetti economici, e dice: se proprio lo devo fare lo farò, però questo è lo stato di felicità. E in realtà è una lettura che va fatta con grande attenzione, è un decreto che, se possibile, è ancora più complesso del regolamento, che è già complesso, con rimandi incrociati, con necessità di continuare ad andare avanti e indietro per capire qualcosa, e il bisogno assoluto di farsi un foglio di appunti e ricostruire in uno schema quello che il decreto dice. Per quanto io oggi vi do il punto di vista delle regioni, e cercherò di restituirvi un po' una complessità che secondo me è considerevole. L'impegno che le regioni dovranno mettere in campo è un impegno molto articolato su diversi fronti, in alcuni sono sicuramente centrali, in altre meno, ma comunque è molto complesso e articolato l'apporto che dovremo dare. Il decreto, poi l'avrete già letto, chi non l'ha letto lo farà, spero, anche dopo questa introduzione, è diviso in titoli
pregnanti e legati a specifici argomenti. Il primo è quello sulle disposizioni generali, su cui io non mi fermo molto, se non che vi sottolineo come già l'articolo 3, quando si definisce l'autorità nazionale competente, emerge al comma 3, numero E, proprio la centralità del ruolo delle regioni, ovviamente sotto il coordinamento del Ministero, che viene supportato tecnicamente da ISPRA. Quindi questo è un po', come posso dire, l'introduzione su quello che sarà il ruolo tra gli attori, no? Questo, vedrete che questo ruolo di coordinamento da parte del Ministero è molto forte e emergerà reiteratamente. Io dico regioni, ma parlo anche di province autonome, non si offenda nessuno. Sempre nelle disposizioni generali si parla del famoso elenco delle specie esotiche invasive, ma non di rilevanza unionale, ma di rilevanza nazionale, perché questa è una possibilità molto interessante sulla quale il progetto LIFE, ASAP, poi la collega Lucilla Carnevali vi parlerà anche di questo, credo domani, sta lavorando assieme alla comunità scientifica. C'è, riprendendo il regolamento, la possibilità nel decreto di fare un elenco nazionale che va ad aggiungersi all'elenco unionale in termini di vigenza sul territorio nazionale. E questo è un elemento di grande interesse, perché permetterebbe di superare alcuni limiti dell'elenco unionale. Faccio solo un esempio: non potremmo mai avere nell'elenco unionale il pesce siluro, in quello nazionale potremmo averlo. Non lo possiamo avere perché è autoctono in una parte dell'Europa. Okay? Quindi è una grande opportunità. In questo caso il Ministero fa un decreto in cui lo adotta e sente le regioni e le province autonome. Questo è il rapporto. Vedrete che spesso sarà così: sentite le regioni e le province autonome. Tra l'altro le regioni e le province autonome possono fare delle proposte di inserimento in questo elenco. Non è solo un passaggio di carattere scientifico e tecnico, ma poi deve essere di fatto avallato, supportato e eventualmente anche integrato dalle regioni e province autonome. Ovviamente, come già per l'elenco unionale, devono essere motivate le proposte di inserimento, altrimenti non vi può essere dato seguito. Entriamo negli aspetti un pochino più importanti. Il titolo secondo parla di prevenzione, è un aspetto particolarmente innovativo, lo diceva già Genovesi, tutto il tema delle patue d'ingresso. Ecco, anche qui il ruolo determinante di Ministero e del braccio tecnico, lo chiamo così per sintesi, ISPRA, è chiaro a tutti. Le regioni comunque in qualche modo entrano in gioco, sempre sentite dal Ministero per quanto riguarda l'identificazione dei vettori, e poi c'è anche un passaggio più formale in conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regione e Province Autonome. Quindi in qualche modo le regioni entrano, anche se non con un ruolo determinante, almeno in una fase di pianificazione, ma sicuramente con un ruolo importante in fase di approvazione delle scelte strategiche del Governo. Il titolo 3 si occupa di un aspetto che apparentemente è un po' collaterale per quanto riguarda i compiti delle regioni, cioè quello dei permessi e autorizzazioni in deroga. Ricordatevi questo, c'è una differenza linguistica che però si riflette in una differenza sostanziale già nel regolamento tra permessi e autorizzazioni. Fanno riferimento a due articoli diversi del regolamento e fanno riferimento a due possibilità di deroga diverse che qui vi ho sintetizzato. Ecco, in questo caso diciamo, le regioni vengono coinvolte dal Ministero sostanzialmente nella fase istruttoria, cioè quando il Ministero sta decidendo di se dare o meno una deroga, sempre con supporto di ISPRA, sente le regioni, che comunque ne portano a casa, diciamo, un contributo che può essere dato in fase istruttoria e sicuramente un'informazione sulle le deroghe concesse su base regionale. Ci sono anche altri due aspetti sempre in questo titolo, e cioè le strutture che vengono autorizzate nel caso in cui dovessero attivare un piano di emergenza, che è previsto sempre sia dal regolamento che dal decreto, dovranno avvisare le regioni, lo dovranno comunicare, quindi le regioni saranno sempre informate di quello che succede. Da qui anche l'obbligo per le regioni di tenere una contabilità di queste strutture autorizzate in deroga e di quello che accade in queste strutture. Poi c'è anche una possibilità, secondo me del tutto teorica, ma non necessariamente, cioè il fatto che il Ministero si possa valere anche delle regioni
per effettuare i controlli sulle strutture in deroga, controlli che possono essere fatti in qualsiasi momento, pre-autorizzazione, ma soprattutto successivamente all'autorizzazione, le regioni potrebbero essere coinvolte in questo assieme anche ad altri soggetti, come specificato all'articolo 13. Con il titolo quinto entriamo nella parte sostanziosa, cioè quella che riguarda le azioni gestionali che potremmo definire dure, cioè quelle su cui c'è un grosso impegno delle regioni. Il titolo quinto si occupa di monitoraggio, si occupa di rilevamento precoce e si occupa di eradicazione rapida. Qui siamo in un passaggio cruciale, lo diceva anche all'interno di quella che è la gerarchia della CBD, siamo in un passaggio in cui ancora da un punto di vista di costi-benefici l'intercettazione immediata o insomma nelle prime fasi e l'intervento immediato di rimozione comporta un risparmio di risorse importanti e soprattutto una riduzione di impatti ambientali, economici e sociali considerevole. Quindi questa è una partita cruciale su cui dobbiamo come regioni provare ad impegnarci. L'articolo 18 parla del monitoraggio, lo chiama il sistema di sorveglianza, è istituito un sistema di sorveglianza al quale le regioni devono contribuire, anzi sono le regioni che attuano il monitoraggio. Come lo attuano? Lo attuano sulla base di linee guida che produce il Ministero e diffonde alle regioni, ovviamente elaborate dal suo organismo tecnico. Dice anche un'altra cosa, per risparmiare quelle risorse che sono molto poche, le regioni se vogliono possono avvalersi di strutture e reti di monitoraggio già in essere per quanto riguarda gli adempimenti della rete Natura 2000 e della direttiva Uccelli. Con regolarità, ma questa è una consuetudine, dando attuazione a normative europee, le regioni comunicano i dati al Ministero che dovrà fare una reportistica all'Europa. Quindi è una cosa di cui siamo già abituati, soprattutto per quanto riguarda la direttiva Habitat. L'articolo 19 parla di rilevamento precoce ed eradicazione rapida. Questo è un articolo che va letto con grande attenzione perché c'è un continuo, una costante interazione tra regioni e ministero. Perché? Perché sono le regioni che rilevano precocemente le specie e senza indugio, è una formulazione che mi sembrerà un po' démodé, ma c'è stato anche un lungo dibattito su quello, anche sull'impossibilità o la necessità di non quantificare in termini numerici che cos'è quel senza indugio. Però senza indugio noi dovremmo comunicare al Ministero che cosa? Di aver rilevato una specie che è presente nell'elenco di interesse unionale o una specie che era già presente per la prima volta, una specie che era già presente ma l'avevamo eradicata e per caso è ritornata. Perché senza indugio? Perché il Ministero senza indugio esso stesso dovrà comunicare all'Europa che abbiamo questo problema. E il Ministero senza indugio, ancora una volta, qui però è stato quantificato, entro 3 mesi manda alle regioni interessate, alla regione interessata, quelle che sono le misure di eradicazione che le regioni dovranno adottare. Qui c'è una cosa interessante che vi faccio notare, i soggetti attuatori delle misure individuate tecnicamente da ISPRA e mandate dal Ministero alle Regioni sono le Regioni, ma anche i parchi nazionali, ove essi siano coinvolti territorialmente. Ok, questa è una cosa che a prima lettura sfugge. Le regioni che cosa fanno? Applicano le misure di eradicazione rapida, assicurano che gli interventi siano portati a termine fino all'eliminazione, all'eradicazione completa della specie esotica, con attenzione anche alle tecniche utilizzate e anche a tutti gli aspetti riguardanti il benessere animale, che comunque sono stati oggetto anche di una discussione importante sia in sede europea che in sede nazionale, e informano il Ministero. Quindi continua così, regione, ministero, con un costante rapporto di scambio di dati, informazioni e input di natura tecnica. Il Ministero tra l'altro poi farà delle verifiche sulla qualità degli interventi attuati. Sempre nel titolo quinto ci sono quelle che si diceva le deroghe. Ci sono possibilità di deroghe che sono
queste che vi ho indicato in sintesi, poi ve le potete anche guardare, cioè il regolamento stesso dice che ci sono casi in cui non è possibile attuare un'eradicazione immediata della specie, si tratta di un intervento tecnicamente non fattibile, i costi sono sproporzionati rispetto ai benefici, oppure le tecniche disponibili hanno un impatto sia sull'ambiente che sulla salute umana, ci sono delle possibilità. Ecco, la cosa importante è questa, anche le regioni possono proporre al Ministero delle deroghe motivate e supportate da prove scientifiche. Devono essere casi eccezionali, non la routine. Questo è estremamente importante perché questo è il contesto che ha creato il regolamento, che poi noi ci siamo a livello nazionale limitati ad attuare. Il titolo sesto parla invece di quelle specie che non possiamo più eradicare perché sono ormai ampiamente diffuse e dobbiamo gestire attraverso in particolare il contenimento delle popolazioni. In questo caso, ancora una volta, il Ministero, sentite le regioni e le province autonome, con decreto stabilisce quelle che sono le misure di gestione. È già stato fatto, diciamo, o in parte fatto per la nutria ed è un processo che Ministero e ISPRA, sentite appunto le regioni, inizieranno a fare per tutte le specie di interesse unionale per il momento e poi si vedrà che cosa succede per quando entrerà eventualmente in vigore una lista nazionale. E le province autonome e le regioni applicano le misure definite dal Ministero e da ISPRA, sempre con il supporto di ISPRA. ISPRA rimane comunque l'organismo di consulenza tecnico sia per il Ministero in fase di pianificazione, sia per le regioni in fase di attuazione. Questo è un aspetto molto importante. Arrivo all'ultimo titolo e quindi vado a chiudere il mio intervento. Siccome il veleno sta nella coda, no? Traduco dal latino, nelle norme transitorie e finali noi abbiamo due aspetti interessanti. Uno che credo possa essere un passaggio molto critico, credo, per alcune regioni, e cioè, come diceva Genovesi, le regioni devono individuare le strutture autorizzate presso le quali i privati potranno mandare eventuali animali di interesse, sulle piante poi dobbiamo un attimo capire che cosa vuol dire, però sugli animali sicuramente, animali ovviamente di specie di interesse unionale, dei quali il privato cittadino si vuole disfare, questo solo per gli animali, ecco, perfetto. E questo è un problema perché sono due mesi che potrebbe arrivare la telefonata al funzionario o al dirigente che dice: c'ho qui una trachemis ormai diventata grossa così, o insomma grossa così, ditemi dove la porto. Ok, a Umberto, la portiamo ad Umberto. Allora, mentre questo è un passaggio che credo possa essere critico per molte regioni, sicuramente questo è un passaggio critico per tutte le regioni, dico molte ma forse tutte, e cioè che l'attuazione di questo decreto non ha strumenti finanziari appositi, cioè le regioni devono dare attuazione a questo decreto, diciamo, con le risorse disponibili. Questo è un elemento di forte criticità, è un elemento che sicuramente dilaterà nel tempo l'attuazione, l'implementazione completa del decreto. E quali sono le questioni aperte, almeno da un punto di vista regionale? Beh, sicuramente le risorse economiche, è la prima, la voglio sottolineare perché questo è un elemento cruciale. I tempi e le risorse per l'individuazione di quei centri di cui dicevamo, peraltro noi come regioni abbiamo già ricevuto il primo sollecito da parte del Ministero che ci dice: allora ce lo mandate questo elenco, e quindi questo è un tema sicuramente caldo. Qual è la reale applicabilità del rapido intervento? L'iter che è configurato all'interno del decreto personalmente mi lascia molto perplesso sul fatto che ci possano essere, ovviamente nel contesto italiano, i tempi giusti sempre per poter attuare il rapido intervento. C'è un iter complesso, un iter come dicevamo anche diverso per i mammiferi e uccelli rispetto agli altri, e quando parliamo di mammiferi e uccelli di 157 ci abbiamo il problema di chi può fare questo tipo di intervento rispetto a quella che è la formulazione, i coadiutori e piani di controllo,
è piuttosto complesso il tema. E poi comunque grava su di noi il tema della lista nazionale, molto utile, molto richiesto, soprattutto dalle strutture tecniche delle regioni, ma che spaventa anche un po' le regioni, perché comunque va ad aggravare i costi di implementazione di questo decreto. Abbiamo almeno una questione già chiusa, perché c'è già un parere del Ministero che chiarisce un aspetto importante. Le strutture necessarie alla detenzione in confinamento di esemplari di specie di interesse unionale nell'ambito di attività di eradicazione rapida o di gestione non devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 8. Questo è importante, perché altrimenti anche solo la cattura, detenzione nella fase di trasporto, il trasporto e l'allocazione di questi animali anche in vivo poteva essere soggetto a un'autorizzazione. Ecco, questo è il funzionario regionale dopo lunga meditazione sul decreto legislativo, cioè si fa forza, si carica, dice lo devo fare, quindi cerco di, insomma, anche mi metto in una stanza con i colleghi e cerco di autocondizionarmi che ce la farò. In realtà io dal mio punto di vista quello che penso è che le strutture, le regioni debbano attivare una struttura regionale dedicata, un ufficio, non dico insomma cose grosse, però sicuramente dobbiamo pensare a qualcosa di strutturale. Ed è un'attività che deve trovare visibilità nei bilanci delle regioni, quindi noi dobbiamo far capire, come lo dico come funzionario, ai nostri dirigenti, ai direttori regionali e possibilmente agli assessori che siamo entrati in un altro mondo dal punto di vista della legislazione ambientale. E poi, chiudo con questo, la necessità di costruire dei percorsi professionali, delle professionalità a tutti i livelli, sia di manageriali e sia di proprio attuazione pratica delle tecniche di rimozione e contenimento. In questo senso invito tutti, poi Lucilla Carnevali chiarirà meglio la cosa, a sfruttare il progetto Life ASA, perché proprio su questo è imperniato, cioè nell'assistenza, nel supporto e nella formazione del personale, anche del personale regionale, per predisporlo all'attuazione di questo decreto. Grazie a tutti.